dal 27 maggio al 3 giugno 2011, in 53, cementati da sincera amicizia, da Catanzaro abbiamo compiuto un percorso di fede e di conoscenza. In questo ostensorio è conservata l'ostia trasformata in muscolo cardiaco e il vino trasformato in sangue, prodigio avvenuto nell'VIII secolo per il dubbio di un monaco basiliano sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Abbiamo percorso la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, la Croazia, tre repubbliche indipendenti della ex Jugoslavia, crogiolo di popoli diversi. Sarajevo, Mostar, Ston, Korčula, Budva, Cetinje, Podgorica, Sveti Stefan, Kattaro, Dubrovnik, le città che abbiamo visitato. Come poi non essere affascinati dalla contemplazione delle bellezze naturali di quei luoghi? Città fortificate, coste incontaminate, strapiombi rocciosi colorati da vegetazione rupestre, isole verdi quasi prive di arenili, il mare tersissimo che sembra un immenso lago. Ovunque, con solidarietà cristiana, abbiamo offerto la nostra amicizia e colto le sofferenze e le speranze di quella nobile gente, gelosa della loro cultura, della loro religione e delle loro tradizioni. Thank you.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci troviamo proprio nel punto dove la Madonna è apparsa, quasi 30 anni fa. Era il 24 giugno del 1981. Il prossimo mese saranno 30 anni. Lei si è qualificata come la Madonna della pace e in questi 30 anni non ha fatto altro che predicare la pace. Господин с Тобом, благословлена Ти между женами и благословлен плод утробе Твоей, Иисус. Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти нашей. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis. Et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni volontarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, reditque discipulis suis dicens, accipite et manducate. Ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Perché possiamo avere da te, Signore, la gratitudine e la generosità che dimostrasse la Veronica. Signore, noi ti preghiamo. Perché la carità di Cristo brilli in noi come luce, per attrarre con la forza della testimonianza coloro che sono lontani dalla fede. Signore, noi ti preghiamo. Nelle difficoltà. Signore, noi ti preghiamo. Non lo diciamo. Faccio un po' di me. Da quattro faccia? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La via dalla croce, la via crucis. Accompagniamo Gesù
verso il Calvario. Gesù che morendo ci ha redento e ci invita di portare anche noi la nostra croce. Ma sarebbe troppo riduttivo se noi pensassimo di poterci salvare portando solo la nostra croce. Amare significa portare la croce dei nostri fratelli, la croce del mondo, la croce della vita, la croce della storia. Ma questa croce è finalizzata alla vittoria, alla gloria, alla redenzione. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prendo la sua croce di sé. Iniziamo, Signore, questo cammino con te verso il Calvario. Se umanamente ci sentiamo tristi perché conosciamo quale sarà la fine, sentiamo ardere il cuore di speranza perché tu con la tua risurrezione hai sconfitto la morte. Insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse esaudita. Stazione seconda. Gesù è caricato della croce. Dopo averlo schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti, gli misero la croce sulle spalle e lo portarono via per crocifiggerlo. Per gli emarginati, i drogati, i peccatori più ostinati, perché la speranza torna nel loro cuore. Signore, noi preghiamo. Ecco mia madre, ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio, che nei cieli, questo è per me, fratello, sorella e madre. Dacci la forza di andare incontro agli altri, di scoprire le loro qualità, di imparare ad ascoltare. Signore, noi preghiamo. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Non piangete su di me. Sì, è grande la tragedia che io sto vivendo, ma è ancora più grande la tragedia che vive il mondo, che vivono i vostri figli, quando a un certo momento si perde il senso stesso della vita. Oh Gesù, ogni momento del tuo doloroso viaggio al Calvario è per noi esempio d'amore e di bontà. Fa che guardiamo il mondo con i tuoi stessi occhi pieni d'amore. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Signore, concedici di amare sempre la modestia e la temperanza, finché non soffochiamo dietro il fantasma di una società dell'apparenza. Signore, noi ti preghiamo. Quando giunsero sul luogo detto Caio, la procedissero lui e i tuoi mercatori, una testa e l'altra sinistra. Questa via concessiva ce la offre Nuccia. Nuccia che per tutta la vita è stata crocifissa con Gesù. E notate, la provvidenza ha voluto che lei fosse sepolta proprio nella cappella dedicata al crocifisso della Chiesa Moderna. Lei dice nella sua vita: c'è stato un momento che pensando alla mia vita ho detto tutto un fallimento, allora mi sono venuti dei pensieri spaventosi, mi sono rivolta al crocifisso e lì ho trovato la pace. Qual è il senso da dare alla mia vita? Essere ogni giorno con Cristo, crocifissa con Cristo, per amore dei fratelli. E mentre io prego, soffro, offro, tu Signore guarisci e operi. Ecco, questo è il senso che io ho dato alla mia vita.